entrando qui in Commissione di Commercio. Non so se Giovanni hai già fatto l'appello o stavi per procedere. No, non ho fatto l'appello, però ho postato il verbale del numero 8 del 12 febbraio, che l'ho corretto su un refuso sull'orario di un consigliere, pertanto l'ho appena postato. Allora, darei la parola alla coadiutrice Sì, solo un Marinaggi. secondo, Giovanni, che avvio lo Sì. streaming e poi vi ridò la parola per l'appello. D'accordo, grazie. Ok, Giovanni, siamo in diretta quando volete, tu e Marica, prego. Allora lascerei la parola a Marica, che è la mia nuova collaboratrice e la coadiutrice della commissione. Vai Marica. Grazie, buon pomeriggio a tutti, sono Marica Marinacci. Allora procedo all'appello. Ardu Francesco. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Ardu presente. Bordoni Davide. Buonasera, Davide Bordoni presente. Coi Andrea, ok, presente. Grazie. Guerini Gemma. Buon pomeriggio a tutti. Gemma Guerrini presente. Meloni Giorgia. Non presente. Non la sostituisce nessuno. Di norma è sostituita dalla consigliera Mussolini che è stata Mussolini, invitata. esatto. Ah, vabbè, magari entra dopo. Palumbo Marco. Poi Andrea, qui presente. Penna Carola. Riesco a sentire. E Carola Penna sta uscendo dall'altra commissione e Ah, interverrà a breve. ok, perfetto. Politi Maurizio. Politi Maurizio presente. Ricordi un po' di frasi. Deccia Sara. Sì, fa. Sara presente. Non la sostituisce nessuno. Scusa. Sostituito dalla consigliera Mussolini, che sta lì. Seccia Sara. Deccia Sara presente. Simonelli Massimo. Ah, ok, no, stanno facendo. Buonasera a tutti. Massimo Simonelli, presente. Grazie. Stefano Enrico. Stefano Enrico sostituito da Ficcardi. Perfetto, grazie. Tempesta Giulia. Eccomi, sì, sono appena arrivata. Ho abbandonato cultura un minuto fa, quindi Perfetto. non so come si può mettere per il verbale, grazie. Perfetto, grazie. Scusate, anche io, Carola Penna, Sì. ho
ho lasciato anche io cultura un minuto fa, quindi vedete voi poi come regolarvi. Grazie. Prego, grazie a voi. Ok, avrei finito. Grazie Marica. Allora, alcune considerazioni prima di iniziare. Raccomandazioni. Allora, chi non interviene cortesemente è pregato di spegnere i microfoni e possibilmente anche la videocamera per evitare, insomma, di trasmettere involontariamente delle immagini, insomma, non appropriate. Quindi questo è un suggerimento per tutti, sia per i consiglieri che per gli invitati. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, Giovanni aveva, credo, messo il verbale modificato di una delle sedute. Se volete prenderne visione, procediamo all'approvazione preventiva per dedicarci poi all'argomento, insomma, importante di questa fase emergenziale. Vi do alcuni minuti, insomma, per visionare il verbale. Ok, consiglieri, se avete preso visione del verbale, io procederei alla votazione nominale. Prego, Marica. Marica, mi senti? Sì, sì, no, scusa, okay. Mi si era disattivato. Sì, grazie. Allora, Ardo Francesco. Verbale, giusto? Esatto. Sì. Approvato per fare la okay. Bordoni Davide. Astenuto. Coi Andrea. Favorevole. Guerrini Gemma. Favorevole, grazie. Grazie a lei. Meloni Giorgia, che niente. Palumbo Marco. Niente. Penna Carola. Penna Carola. Vado avanti. Politi Maurizio. Mi sentite? Vedo che hanno i microfoni spenti. Esatto, allora se sono... Ripeto, Penna Carola. Chi non... Politi e Maurizio, vado avanti. Seccia Sara. La Seccia favorevole al verbale. Ok, perfetto. Simonelli Massimo. Chiedo scusa. Massimo. Massimo Simonelli favorevole all'approvazione del verbale. Perfetto, grazie. Grazie. Ficcardi. Ficcardi favorevole. Tempesta. Io mi astengo sul verbale e chiedo la possibilità di far sostituire Marco Palumbo con la consigliera Baglio che è in attesa. Grazie. Grazie a lei. Va bene, la invito penna, subito. Penna favorevole, scusate ma non mi si attivava il microfono. Anche a me prima. Perfetto, io avrei finito allora, grazie. Chi sostituisce Palumbo Marco, scusate?
La consigliera Baglio che ho appena invitato, quindi tra poco dovrebbe collegarsi. Sì, grazie Presidente, grazie. Grazie. Avrei finito, grazie. Scusate. Ah no, deve dare il consigliere Politi. Il consenso. Ah, sì, giusto. Non aveva risposto il consigliere Politi, proviamo a richiamarlo. Io sostituisco Palumbo. Sì, era chiaro. Grazie. Consigliere Politi? Vabbè, per il momento non risulta presente, insomma, anche se sembra collegato, però. Scusate, per il consenso e il dissenso in merito al verbale, l'abbaglio deve manifestarlo? Stavamo approvando un verbale, Valeria, se vuoi esprimere voto. Non ti sentiamo, c'è il microfono disattivato. Perdonami, ho attivato solo il video. Mi astengo. Ok, perfetto, grazie. Okay. Avrei finito, grazie. Allora, tranne Politi, va bene. Grazie, Marica. Allora, oggi proseguiamo un argomento che abbiamo iniziato venerdì scorso, un argomento molto delicato e importante. Parliamo della fase 2. Noi abbiamo voluto anticipare la preparazione di quella che poi potrebbero essere i dettagli di come verrà attuata la fase 2 non appena il governo deciderà gradualmente di riaprire le attività produttive. In realtà in piccola parte si sta già iniziando, no? Abbiamo iniziato oggi, dopo l'ordinanza della regione, no, oggi scusate, il 20 aprile, l'apertura delle librerie, le cartolibrerie, i negozi di vendita di oggetti, confezioni per bambini. Si parla già dal 4 maggio di alcune altre riaperture. Naturalmente bisogna andare cauti in questo momento, bisogna essere forti ancora e resistere, insomma, per chi sicuramente come le attività produttive sta soffrendo perché non riesce, cioè garantendo la sicurezza degli altri, stando a casa, oltretutto si priva anche di quello che è il pane quotidiano, insomma, lui e i suoi dipendenti, e questo lo abbiamo detto in più e più commissioni. E quello che stiamo cercando di fare noi, collaborando con le associazioni di categoria che oggi ho invitato e sono presenti numerose, è trovare un percorso di suggerimento alla regione e al governo per quella che potrebbe essere, diciamo, l'idea di Roma per la riapertura della fase 2. In particolare abbiamo ragionato nella scorsa commissione di alcuni criteri, no? Io ho promosso un sondaggio provocatorio postando questa settimana due immagini, insomma, una, diciamo, di un tavolo diviso da divisori in plexiglass e un'altra quella di un ristorante dove erano state implementate delle distanze in autovigilanza, se così la possiamo chiamare. E provocatoriamente ho chiesto con un sondaggio di votare l'una o l'altra ipotesi. Sapevamo già che in realtà la maggior parte delle persone avrebbe scelto, insomma, la autovigilanza, però insomma i risultati in questo momento su un campione di 230 persone, quindi limitato per carità, indicano un 70% circa per l'autovigilanza e anche però un 30% per i divisori in plexiglass. Ora, al di là di questa provocazione e di questa scelta, diciamo, di massima, con le associazioni, poi gli darò la parola, abbiamo ragionato, ognuna di loro ha prodotto delle idee per come si potrà, a livello igienico-sanitario e a livello di sicurezza, garantire l'esercizio delle proprie attività. Parliamo essenzialmente di ristoranti, pub, bar, dove, diciamo, c'è l'accesso all'interno dei locali e poi l'utilizzo dei tavoli e sedie anche al di fuori dei locali. E, naturalmente questo, il contesto igienico-sanitario riguarda tutte le attività produttive, no? Quindi adesso bisognerà definire o suggerire quali sono le distanze, tenendo conto anche degli spazi all'interno dei luoghi. Quindi se immaginiamo grandi locali ci potranno essere dei percorsi di sicurezza magari da
da percorrere all'interno del locale per raggiungere un tavolo presente all'interno, oppure piccoli locali dove magari la presenza all'interno sarà limitata, e allora dovremo potenziare le OSP, come l'Assemblea Capitolina ha deciso di fare con la mozione 96-2020 votata pochi giorni fa. È importante però dare risposta alle attività produttive, perché veramente rischiamo veramente che non riescano a dare, come dire, lavoro ai propri lavoratori e a proseguire la loro attività, che noi riteniamo che siano un tessuto essenziale per la città di Roma e anche per la nazione. Quindi noi stiamo cercando di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per rappresentare questo grido di allarme, questa estrema necessità di poter ricominciare prima possibile e di poter utilizzare meglio gli spazi all'aperto, come ha detto anche la sindaca, perché le normative di sicurezza sicuramente implicano che anche all'interno, non solo all'esterno, gli spazi attuali verranno dimezzati, quindi i coperti attuali di ciascun ristorante o bar, gli spazi interni saranno molto meno utilizzati di prima. Quindi, se si vorrà avere un fatturato che garantisca l'attività, si dovrà comunque garantire un maggiore accesso al suolo pubblico. Questa è una prima, insomma, indicazione. Poi, naturalmente, si può discutere di guanti e mascherine, chi li deve utilizzare all'interno del locale, solo colui che serve e tutto il personale del locale o anche gli avventori, oppure basta che gli avventori, entrando, si igienizzino le mani e si creano magari dei tavoli separati per realtà sociali differenti e si utilizzi un meccanismo di autocertificazione. Un'altra cosa interessante sarà capire appunto l'utilizzo delle app, come ci potranno aiutare nella, diciamo, normare e autovigilare sulle distanze di sicurezza. Io a questo punto darei la parola, se i consiglieri sono d'accordo, alle associazioni di categoria, ascolterei i loro spunti di riflessione prima di intervenire. Ok? Va bene, va bene. Allora, Sì, certo. ci sono diversi ospiti, io esamino velocemente, visto che non ci sono prenotazioni, vado in ordine di presenza qui sulla chat. Allora, vedo Claudio Pica della Fiepet Confesercenti, se vuole intervenire. Sì. Prego. Allora, innanzitutto ringrazio tutti i componenti della commissione di questa possibilità. Chi è che parla? No. E credo che sia un Ok. ritorno di cuffia sul tuo intervento, Claudio. Perfetto. Ah, ok. Scusate. Allora, innanzitutto ringrazio i componenti della commissione per esaminare le problematiche della categoria. Giustamente, come ha detto il presidente, stiamo nettamente in difficoltà in quanto ancora oggi le nostre aziende hanno problemi di liquidità. Voi sapete tutti che il decreto liquidità del governo, purtroppo le banche stanno facendo ostruzionismo alle nostre imprese e ancora oggi pochissimi hanno avuto qualche euro, qualche migliaia di euro da parte delle banche. Quindi trovo giusto che Roma Capitale possa aiutare un settore nevralgico come importante come questo. Ma entriamo nel tema. Quindi confermo la richiesta per i tavoli di famiglia. Chiedo anche sui tavoli di famiglia o anche le eventuali misure, quali potrebbero essere le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine o da parte dei vigili. Cioè, non vorrei che andiamo ulteriormente a penalizzare quegli esercenti qualora qualche nostro avventore, qualche nostro consumatore, nel nostro locale non rispetti quel minimo di 1 metro, 1,50 m. E da lì l'esercente si trova a pagare o una multa amministrativa o peggio ancora avere la sospensione della licenza per 90 giorni. Quindi qui dobbiamo capire, app o non app, chi deve esercitare il controllo, se è una regola del buonsenso, come richiamato anche da Conte tante volte, oppure ci sarà un'attività di controllo vera e massiccia da parte del territorio.
noi stiamo raccogliendo tantissime proposte anche da tantissimi ristoratori, quindi chiediamo ad esempio di tavolino all'aperto delle procedure semplificate, che però queste procedure semplificate potrebbero essere una scia, eventualmente soltanto un piccolo disegno, un qualcosa che effettivamente possa produrre un'attività in pochissimo tempo, perché noi vorremmo essere già pronti o il 18 o il 25 maggio con i Deor fuori. Però qualcuno mi solleva pure, se noi rispettassimo il catalogo degli arredi che già è presente a Roma Capitale da qualche anno, e poi arriverà a settembre la stagione, chiamiamola di un po' più di freddo, dobbiamo integrare questa scia, dobbiamo prevedere le stufe, o basta che la stufa andremo a inserire già fa parte del catalogo degli arredi, o dobbiamo presentare un'ulteriore cosa, un'ulteriore pratica? Quindi anche lì capire quello lungo qui sopra, vedi, dice qual è, questo sotto o questo sopra? Continuo. Quindi capire se il catalogo di arredi fa parte integrante della procedura semplificata e se io posso, esercente, cambiare la tipologia dell'arredo senza mandare una comunicazione, e quindi questa deve essere fatta. Noi quello che chiediamo è, possiamo anche essere da un tavolo a un altro una distanza di 1,50 m, 1,20 m, però oltre all'istituzione del tavolo di famiglia chiederemmo che chissà nello stesso tavolo ci deve essere quel minimo che potrebbe essere quel metro, perché anche un tavolo di 60 centimetri, diciamo già con le sedie siamo a un metro. Siamo d'accordo sulla sanificazione, siamo d'accordo che ci doteremo di dispenser per il detergente, quindi mucchina o quant'altro, potremmo anche mettere a disposizione delle mascherine per chi non l'avesse, anche se il governo sembra che non si possa uscire senza mascherine, quindi i nostri pubblici esercizi vorrebbero riaprire, anche se c'è qualcuno che effettivamente ha paura di non farcela e qualcuno vorrebbe rimanere chiuso perché ha paura di tutti i costi che dovrà sostenere. Quindi però per ora grazie, l'importante è procedura semplificata e il rispetto del catalogo di arredi e soprattutto il rispetto dei pareri. Lì ho timore delle sovrintendenze o anche dei vigili che potrebbero creare qualche problema. Grazie. Io ho terminato, eh? Presidente, è connesso? Sì, chiedevo a Enrico Corcos di intervenire, vicepresidente, grazie. Se può attivare il microfono, Enrico, vediamo che ha il microfono ancora disattivato. Altrimenti, se vuole, passiamo oltre e le diamo la parola dopo. Va bene, in attesa che Corcos... Sì, adesso la sento. Allora, prego, prego. Faccio un breve riassunto. Abbiamo detto semplicemente che stiamo parlando delle idee per la fase 2. E abbiamo sentito il contributo del presidente Pica, della FIAPET Confesercenti, e adesso le stavo dando la parola per il suo contributo in merito alle idee che le associazioni possono dare a Roma Capitale da rappresentare al governo e alla regione. Prego. Mi sente, Corcos? Sì, lo sento. Beh, di argomenti ce ne avremmo tanti, perché si spazia dal canone agli affitti, alle tasse, all'occupazione di suolo pubblico, tra l'altro pure ai protocolli per la riapertura dell'HCCP, lo snellimento delle procedure richieste per l'occupazione di suolo pubblico, quindi...
mi dica che cosa, di che cosa posso parlare. No, una sintesi di quella che voi ritenete, quello che voi ritenete essenziale per poter implementare la fase 2 a livello di sicurezza, salute e procedure operative. Ah, va bene, noi intanto stiamo raccogliendo tutte le idee dei nostri soci attraverso un modulo che abbiamo inviato con 14 articoli. Tutto, praticamente le risposte sono tutte invertite sul discorso dei canoni d'affitto, perché i nostri proprietari, qualcuno è proprietario delle mura, ma moltissimi sono in affitto, hanno cercato di trattare privatamente con i conduttori l'affitto, ma hanno problemi di cassa e la detrazione dell'imposta al 60% non risolve il problema. Molti stanno chiedendo, oltre al credito d'imposta, un aiuto a fondo perduto per il canone, quello del 25%, altrimenti una garanzia della banca da parte dell'intervento dell'ABI. Insomma, ma se devo dire una cosa che rinchiude tutte le problematiche, tutte le risposte: c'è molta confusione, molte risposte non arrivano, per esempio la cassa integrazione, se viene a giugno chiuderà, finirà, quindi se viene rinnovata. Un'altra cosa importante sono per il centro storico, dove noi abbiamo veramente un patrimonio di botteghe storiche importantissimi, botteghe del 1800, 1815, 1840. Se chiudono un'altra volta i varchi, sarà finito per sempre. Almeno che questi varchi siano liberi, aperti per quel po' di clientela affezionata o fidelizzata che può andare ancora nei ristoranti, perché certo che il ristorante del centro è come l'albergo, vive sul turismo. Allora bisogna aspettare il turismo che ritorna. A questo punto molti ristoranti hanno deciso di dopo aver fatto una richiesta della diminuzione del canone, cioè noi abbiamo dei soci che hanno un canone insostenibile e quindi hanno chiesto la riduzione del canone al proprietario, il proprietario l'ha respinta, praticamente forse qualche uno o due su 100 sono riusciti a trattare, ma la maggior parte, ecco, insomma, i problemi sono questi, voi li conoscete bene, insomma, noi vorremmo sapere qualche cosa di chiaro, anche il discorso della facilitazione dell'occupazione del suolo pubblico per compensare la perdita dei tavoli all'interno del locale. Usciranno questi decreti attuativi, nel senso delle norme attuative per poter fare qualche cosa. Poi non parliamo della situazione dell'HCCP, perché insomma sa che mi rispondono, ma i nostri camerieri mica sono infermieri, praticamente questi devono mettere mascherina, guanti, quando hanno finito di mangiare devono prendere le posate, levare tutte le posate, metterle nelle autoclavi, buttare i guanti, rimettersi i guanti, insomma anche questo usciranno queste norme esatte, no? Giusto? Io avrei finito, Andrea, perché non so, non voglio prendere troppo tempo. Grazie Enrico. Andrea, perdonami Presidente, sì, solo per palesare che ho avuto un problema di connessione e sono presente. Sui verbali in realtà sono favorevole. Marica? Registrato, grazie. Ok, grazie. Allora, rispondo velocemente a Enrico prima di dare parola agli altri. Allora, abbiamo detto appunto prima che ti connettessi, fatto un breve riassunto di quello che la Commissione vuole fare. La Commissione vuole essere un tramite tra Regione e Governo per arrivare a una fase 2 leggermente più preparati, perché a nostro avviso, insomma, forse il Governo vola molto alto e pensare che in un decreto tenga conto di tutte le specifiche dei territori, secondo noi sarebbe difficile, quindi siamo qui a raccogliere le vostre istanze, a valutarle in termini di linee programmatiche di questa amministrazione, non vediamo nessuna difficoltà nel sostenerle, e poi a essere degli interlocutori
presso il governo affinché il decreto che uscirà di riapertura di fase 2 sia quanto più possibile diciamo mirato alla riapertura delle attività e al rilancio delle stesse. Abbiamo detto che perché abbiamo fatto una mozione di Assemblea Capitolina per la sospensione del BMO, l'uso degli spazi esterni esteso che possa permettere la sopravvivenza e il rilancio delle attività produttive. Bisogna tradurli in azioni concrete e pratiche. Non è facile perché, l'ho detto venerdì e lo ribadisco oggi, c'è bisogno di modificare la normativa non solo a livello comunale ma anche a livello nazionale. Per quella comunale stiamo provvedendo alla modifica della delibera che poi valuteremo con tutti i gruppi che vorranno partecipare e in commissione, le commissioni competenti. C'è bisogno anche di rivedere, per quello che diceva anche Claudio Pica, il meccanismo previsto dalla legge 241 del 1990 dei procedimenti amministrativi, perché ad oggi la concessione non segue lo stesso percorso delle SCIA, ovvero il silenzio assenso, mentre noi vorremmo proprio invece andare in questa direzione, quindi un silenzio assenso con un controllo successivo dei criteri. Altrimenti i tempi previsti dalla legge 241, che sono oggi quelli del regolamento, che vanno dai 30 ai 60 giorni, sarebbero improponibili per poter aiutare le attività produttive. Questa è l'estrema sintesi. Darei la parola a Dario Del Buono dell'Hyper. Se è presente, prego. Presidente, mi sentite? Sì. Presidente, scusate, fate entrare Sbraga della FIPE? Sì, se lo vedo lo invito. Sì, sì, grazie. Sì. Sì. Allora, prego, Dario Del Buono. Sottolineo quello che ha detto il presidente Pica, perché è fondamentale quello che ha detto. Una cosa volevo mettere in risalto. Visto che caleranno molto gli incassi per le riduzioni di spazio e per i problemi tecnici che ci saranno, anche concedendo le ospe fuori, non è che chi apre potrà contare sugli stessi incassi che aveva prima. E quindi anche in base a quello che ha detto Corcos, il discorso della cassa integrazione diventa fondamentale per mantenere il personale, perché sicuramente non tutto il personale potrà essere impiegato, a meno finché non si arriverà a una situazione logistica abbastanza. E quello che volevo sottolineare è che ci fossero delle norme chiare, per esempio attuare la possibilità di fare il takeaway, ma il takeaway chiaramente ha degli aspetti che potrebbero avere problematiche sul discorso dell'assembramento, quindi dovrebbe essere fatto comunque la consegna per il takeaway al cliente all'esterno. E eventualmente fosse organizzato in questo modo il takeaway dai vari ristoratori, io penso che il posto, il modo come il takeaway viene effettuato dovrebbe essere fuori dalla OSP, nel senso non dovrebbe essere un costo aggiuntivo, anche se c'è effettivamente occupazione di suolo pubblico, però è un'occupazione di suolo pubblico che è dettata dall'esigenza di non creare assembramento e di non far entrare la gente all'interno del locale o farla sostare davanti all'ingresso, proprio per problemi tecnici. E siccome questo solo questo aspetto ha bisogno di un confronto, no? E il confronto io credo che sia necessario che le associazioni che hanno il polso della situazione siano partecipi all'eventuale stesura di un regolamento in questo senso. Ed è fondamentale che il takeaway venga effettuato, perché è una grande possibilità di integrare il lavoro che non si può più fare seduti al tavolino. E a questo proposito, qualsiasi regola viene scritta, qualsiasi cosa venga decisa, devono essere non interpretabili da chi poi va a fare i controlli, perché se si lascia le interpretazioni, come è successo quando è cominciato l'inizio per quanto riguardava il servizio di consegna a domicilio, che sono entrati i vigili a dire dovete chiudere alle 7, pure se la cucina comunque doveva lavorare perché facevano le consegne e tutta questa serie di cose, io penso che sia fondamentale che non solo le regole siano scritte bene, ma che anche le interpretazioni quando vengono date agli organi di vigilanza siano interpretazioni che siano conformi, se non altro alla logica e al buonsenso. Per quanto riguarda il resto, io penso che poi per quello che sono le possibilità della regione e del comune,
sui canoni, sugli affitti, sulle tasse, io penso che debba essere tutto quanto rivisto anche in ottica di quello che sono la riduzione del lavoro e degli incassi. Grazie. Grazie a lei. Allora, vedo Fabio Mina se voleva intervenire in ordine. Sì, buongiorno Presidente, mi sentite? Sì, prego. Ho attivato anche la telecamera. La vediamo, sì. Perfetto, grazie Presidente. Buonasera a tutti i componenti della Commissione, a tutti gli invitati, alle altre associazioni e a tutti quanti. È un tema caldo, un tema sicuramente molto, molto sentito, quello della fase 2. La scorsa settimana avevamo approcciato tutta una serie di ragionamenti in merito ovviamente alla possibilità di andare a valutare le eventuali concessioni di occupazione di suolo pubblico esterne, andando chiaramente a superare, speriamo nel più breve tempo possibile, la logica che ha portato fino adesso, insomma, l'attuazione dei piani di massima occupabilità. Oggi siamo in piena emergenza e come tale ad emergenza bisogna rispondere con emergenza e soprattutto con molta sollecitudine. È fondamentale snellire tutti i processi, mettere a sistema ovviamente tutte le procedure, con ovviamente anche delle valutazioni importanti da fare. Non c'è dubbio che per far questo è necessario sicuramente una modifica della 241 del 1990, come diceva lei Presidente, sicuramente valutare la possibilità comunque di presentare delle scie o comunque una documentazione snella che permetta alla categoria già dal giorno dopo della fase della presentazione in totale autonomia di poter, sempre ovviamente mantenendo decoro e mantenendo i dettami che devono esserci chiaramente, quindi non rifacendoci a quelli che sono i vecchi criteri dei piani di massima occupabilità, se no torneremo ovviamente sempre da capo, ma valutando sicuramente passaggio di mezzi di soccorso, valutando sicuramente il codice della strada, laddove si possa andare in deroga e far sì che le aziende possano provare a ripartire. Per quale motivo dico provare? Perché sicuramente il tema dell'occupazione di suolo pubblico è fondamentale, è importante, ma è sicuramente un aspetto di tutta una serie di strumenti che andrebbero messi in vista. Ovviamente sicuramente la proroga di tutti gli ammortizzatori sociali, noi abbiamo migliaia di operatori, migliaia di nostri dipendenti che sono a rischio di licenziamento, perché purtroppo per quanto sia possibile fare impresa, e capiremo come sarà possibile fare impresa, è chiaro che purtroppo i nostri incassi saranno, io sento dire dimezzati, ma io sono molto più pessimista, i nostri incassi si ridurranno minimo a un terzo, perché non è che la soluzione sarà quella chiaramente di avere un pochino di occupazione solo pubblico per poter gestire la riapertura. Le problematiche sono tante, il differimento di una serie di tasse a noi come categoria risolve ben poco, significa comunque spostare in termini temporali degli obblighi e delle spese che chiaramente noi come aziende sosterremo. Quello che noi chiediamo sicuramente è la possibilità nella prima fase, quindi nello start-up della fase 2, quindi presumo dal 4 maggio fino al 18/25, adesso si è ipotizzata quella come data di riapertura, poter esercitare l'asporto, come hanno detto già i miei colleghi. Facilitare anche la possibilità in totale sicurezza, chiaramente, di esercitare l'asporto, permettere a tutti quanti di fare il delivery. La circolare della Regione Lazio del mese di marzo, fine marzo, dà la possibilità di esercitare il delivery, ma la maggior parte delle nostre strutture si devono purtroppo per legge rivolgere alle grandi piattaforme che a oggi hanno un costo minimo del 30% su già un monte comunque di fatturato che è un fatturato limitato, perché oggi se la regione non permetterà attraverso una circolare di dire che tutti possono fare con il proprio personale, con i mezzi chiaramente adeguati dell'azienda, fare il delivery, a oggi poi purtroppo si alimentano delle aree grigie, si sono già alimentate di interpretazione, dove comunque poi gli organi di controllo vengono a sanzionarci. Confermo chiaramente la proposta del presidente Pica,
del mio presidente Pica per quanto concerne il tavolo family, quindi chiaramente tutti i nuclei familiari, non vedo per quale motivo debbano essere comunque distanziati in un ristorante piuttosto che in un bar. Siamo totalmente contrari al, al plexiglass, quindi a questi distanziatori, si vociferano, insomma sono arrivate, sono circolate anche sui social tante ipotesi di distanziatori di plexiglass e sinceramente mi sento comunque come vicepresidente di categoria, insomma di non poter accettare una soluzione del genere. Per quanto riguarda invece la parte del, dell'accesso ovviamente al centro storico, noi rappresentiamo tantissime aziende in centro storico, anche nel resto di Roma, dove probabilmente ci sono situazioni magari anche più facili da gestire. È ovvio che le nostre attività commerciali in centro vivono comunque di turismo e non vivono comunque di residenzialità, quindi non vivono del, dello, del cliente tipo del residente. Per carità, noi accogliamo tutti e siamo felici di farlo, però è ovvio che senza flussi turistici o senza anche il romano che può accedere al centro storico diventa veramente difficile. Quindi anche noi, come detto prima dal signor Corpos, siamo favorevoli chiaramente all'apertura delle ZTL quantomeno fino a fine anno, quantomeno fino a fine anno. Mi ero fatto una serie di appunti, non mi sembra di aver tralasciato nulla, se non ecco, veramente io rinnovo quello e concludo che ho, ho chiesto alla commissione la scorsa settimana. Una presa di coscienza, veramente un atto di responsabilità per far sì che le aziende non muoiano. Noi siamo veramente in un cambio epocale, sicuramente c'è un cambiamento epocale, tutti vedremo tanto. Speriamo che il minor numero possibile di attività perdano tutto, perché oggi veramente c'è il rischio che migliaia di aziende, soprattutto decine di migliaia di lavoratori, purtroppo perdano il loro lavoro. Grazie. Grazie a lei. Naturalmente ci uniamo anche noi all'auspicio, insomma, stiamo lavorando per preservare il maggior numero possibile di aziende e speriamo che veramente ce la facciano. Darei la parola a questo punto a Luciano Sbraga della FIPE Confcommercio. Buongiorno Presidente, buongiorno, grazie per l'invito e un ringraziamento a tutta la Commissione che ci ascolta, ai colleghi. E, anch'io naturalmente mi associo a quanto hanno già detto i colleghi sulle, come dire, sul cahier di doléances. La situazione è particolarmente compromessa, noi abbiamo fatto una stima su Roma che ci dice che da qui a fine anno, a partire dal nel 2020, avremo, se le cose non peggioreranno, almeno 2 miliardi di euro di perdita di consumi, quindi quasi il 40% del totale. Questo vuol dire che le imprese andranno comunque in sofferenza anche quando si dovesse ripartire nella fase 2, che auspichiamo avvenga il prima possibile. 2 miliardi di euro di consumi in meno vuol dire tanto, non è un problema, vuol dire reddito per i lavoratori, reddito per le imprese, tributi, tasse, eccetera, eccetera. Quindi la situazione, questo è solo per dire, non per fare, come dicevo, il cahier di doléances, ma per dire che anche nella fase 2, senza delle misure di accompagnamento, che siano sia di carattere nazionale che in questo caso anche locale, quindi da parte del comune, e grazie per questo intervento, questa disponibilità di intervenire sull'occupazione di suolo pubblico, ma anche sulle altre cose che sono state annunciate e in parte già fatte. Quindi senza questo le imprese non ce la faranno, perché noi abbiamo peraltro anche fatto una stima dell'impatto che il distanziamento interpersonale avrà nelle aziende. L'ipotesi è di una riduzione dei coperti nell'ordine del 40%. Ovviamente è un dato medio, dipende dalla tipologia di attività, le pizzerie sono una cosa, i ristoranti tradizionali, diciamo, che lavorano su un'altra tipologia di offerta, altro ancora, però questa può essere la dimensione. Poi, quindi non aggiungo altro, dico soltanto che come federazione, come Confcommercio, noi abbiamo messo a punto un protocollo di sicurezza, mutuato naturalmente da quelli che sono stati sin qui siglati, ma ovviamente adattati alla situazione, alla realtà delle imprese di ristorazione e non di altre tipologie di imprese,
su tre assi principali. Questi siamo disponibili a metterlo a metterlo a vostra disposizione. Scusate, tre assi, e sono quello della tutela dei lavoratori e degli addetti. Dentro ci sono anche i titolari nei pubblici esercizi, quindi c'è un supplemento di attenzione che da parte di tutte le imprese, sia sul lavoro che su se stessi come imprenditori. Il secondo aspetto è quello di una attenzione particolare all'igiene, alla pulizia e alla disinfezione in particolare. Questo è l'asse trasversale. Il terzo punto è il rapporto con i clienti. Ecco, nel rapporto con i clienti il nostro punto di riferimento è il distanziamento interpersonale, e riteniamo che ogni azienda lo debba attuare sulla base delle proprie specificità. Quindi noi non siamo né a favore e né contro i divisori di plexiglass. Ci sono aziende che per il loro posizionamento di mercato, il loro rapporto con la clientela, possono adottare e possono trovare conveniente mettere quegli strumenti, altri che adotteranno soluzioni diverse. Quindi l'importante è che sia garantito da un lato il distanziamento, dall'altro l'attenzione a tutte le procedure di disinfezione. Uso la parola disinfezione senza entrare troppo nel dettaglio, perché oggi girano molte ipotesi di intervento, grandi sanificazioni, si parla di ozono, insomma si stanno scatenando tante cose. Noi riteniamo che bisogna fare delle misure efficaci che sono a misura del rischio che si corre all'interno di queste aziende, perché vi invito soltanto ad una riflessione. Oggi al lavoro ci sono 12 milioni di persone in Italia, non so quante saranno a Roma. Questo per dire che quando si parla di lavoratori e di clienti, dal punto di vista della salute, la tutela deve essere identica. Oggi si è andati avanti con dei protocolli, con raccomandazioni, con delle misure che le imprese stanno rispettando in questo momento. Noi pensiamo di essere all'altezza per fare altrettanto, senza norme cogenti, perché gli imprenditori hanno a cuore la tutela della salute di se stessi, dei lavoratori e soprattutto dei clienti, perché se dovesse accadere qualcosa in un'azienda ovviamente ci sono conseguenze abbastanza pesanti dal punto di vista proprio operativo. Allora noi dobbiamo lavorare sull'autoregolazione dei comportamenti e questo, e lei l'ha detto all'inizio se non sbaglio, Presidente, quando ha parlato proprio di autoregolazione, con dei protocolli che sono scritti nero su bianco e che le imprese si impegnano a rispettare e ad adattare alla propria realtà aziendale. Ecco, io quindi farei l'intervento su due piani. Uno è quello operativo, per dire siamo pronti ad operare come abbiamo dimostrato finora con il delivery, ma avremmo potuto fare anche con l'asporto, dando un servizio ai cittadini, perché la negazione dell'asporto oggi è incomprensibile dal punto di vista della sicurezza sanitaria. Quindi noi stiamo spingendo perché questa venga superata velocemente. Sappiamo ad esempio che ci sono altre regioni che si stanno già muovendo su questo, già prima della chiusura del lockdown, per aprire all'asporto, e pensiamo che l'asporto in un'attività di ristorazione si possa gestire con tutte le cautele e le misure che oggi vengono utilizzate nelle attività commerciali aperte. Non mi pare che oggi in quelle attività, in quelle che sono operative, ci siano norme cogenti che dicono come va gestita la vendita. Noi pensiamo di poter gestire l'asporto, che è una semplice vendita, con gli stessi criteri, anzi con il vantaggio che nelle nostre attività si può prenotare tranquillamente con una telefonata e andare a ritirare. Non vi trattengo oltre, vi chiedo scusa se forse ho abusato più del tempo di un tempo maggiore di quello che mi poteva essere dedicato. Però noi ci siamo, la cosa importante, l'ultimo appello che lancio, è che senza misure di accompagnamento da qui alla fine della transizione, diciamo per il superamento dell'emergenza, molte imprese rischiano di non farcela, e questo non è un bene per la città. Grazie. Grazie a lei per il contributo, sicuramente utile, e insieme messo a fattor comune con quelli delle altre associazioni, noi ci faremo promotori verso gli enti interessati, quindi regione e governo, delle richieste delle associazioni, qualora queste, e non vedo nessuna difficoltà in tal senso, fossero in linea con
i propositi di questa amministrazione, quindi le sposiamo al 100%. E mancava, credo, tra gli interventi Roberta Pepi, se vuole intervenire. Buongiorno Presidente, mi sente? Sì, la sentiamo. Buongiorno, grazie, grazie di darmi questa opportunità. Io ho sentito parlare tutti i presidenti intervenuti delle associazioni di categoria e a riguardo non ho da aggiungere altro. Però c'è un aspetto importante che oggi come ristoratori, ristoratrici, noi dobbiamo sottolineare, che è quello che riaprire le nostre attività in un quadro così apocalittico nazionale e mondiale significa prima di tutto che noi ci stiamo assumendo la responsabilità di contribuire ad un ritorno alla normalità, e questo non può passare inosservato da parte della nostra amministrazione, perché di fatto a differenza di chi ha altre realtà italiane, parlo a piccoli comuni, realtà come Roma, Milano, Torino, Firenze vivono di turismo e di fatto la nostra stagione estiva è già finita, hanno già tutto l'anno lavorativo, quello zoccolo duro che fa delle nostre imprese il fatturato è morto perché sono chiusi i voli, abbiamo dovuto annullare tantissime prenotazioni, e qui parlo proprio dei vari tour operator. Non a caso poi non c'è da dimenticare, perché magari io mi riferisco soprattutto al centro storico, però noi abbiamo anche dei ristoranti che fanno banchettistica, che fanno convegni, cioè lì è veramente un bagno di sangue, per cui quando lei all'inizio ha detto dobbiamo garantire un fatturato, no, che garantisca queste attività, mi permetto con il massimo rispetto di dire che ad oggi 2020 è un'utopia questa, perché noi oggi andiamo a riaprire proprio per quel ritorno alla normalità e per non lasciare solo la memoria dei nostri locali. Poi va da sé quello che è corretto che hanno detto tutti quanti gli altri presidenti, ma lì toccherà vederla nell'ottica nazionale. Non voglio andare fuori tema, non voglio essere ripetitiva perché il tempo è prezioso per tutti, per cui questo è un primo aspetto. Invece rispondendo, no, a chi provocatoriamente mira, no, a dire le nostre aziende che potrebbero quasi diventare un triage, no, con guanti, mascherine, ma che solamente lo stimetro e poi dopo uno fa una vera e propria visita iniziale in un centro medico. In realtà purtroppo gran parte di noi sono coscienti che questo sarà indispensabile, perché noi oggi dobbiamo muoverci soprattutto sul campo psicologico, che non è solamente il nostro, sebbene oramai devo dire che tanti di noi sono veramente giù a livello psicologico, però noi dobbiamo affacciarci ad una clientela, e quella clientela va garantita, va assicurata, quindi io a torto collo volentieri lavorerò con la mascherina e con i guanti, malvolentieri però potrei accettare il fatto che venga imposto ai miei clienti, perché a quel punto io che devo uscire fuori a svagarmi e farmi una serata e andare al ristorante con guanti e mascherina, mi dispiace, allora stiamo parlando di tutt'altro, perché noi vendiamo esperienze, vendiamo emozioni, non si può fare questo. Per quello che riguarda invece diciamo la responsabilità, vorrei ricordare, perché magari poi passa inosservato perché siamo già al 44esimo giorno, che tantissimi di noi hanno chiuso prima del 10 di marzo, proprio perché siamo delle persone responsabili e in un secondo momento professionali, perché teniamo alla salute prima di tutto dei nostri dipendenti e poi anche alla nostra. Perciò si sentono, si leggono tante cose da quando è scoppiata questa emergenza. Vorrei comunque che ci fosse un certo rispetto per noi, quel rispetto che spesso purtroppo è mancato. In ultimo, per quello che riguarda diciamo le OP, lei prima ha detto soprattutto per i più piccoli, e qui anche devo sottolineare che siamo tutti su una livella, quindi grandi e piccoli per noi è indifferente in questo momento, perché proprio muovendoci in quell'aspetto psicologico, purtroppo qui devono essere garantiti tutti. Poi è ovvio che, e questo è giusto sottolinearlo,
non deve essere assolutamente leggevo questa mattina, no? Un cavallo di Troia per poi far sì che diventi tutto zero. Quello è un'altra roba, cioè quello è quello che abbiamo cercato di combattere tutti, perché tutti quanti eravamo con il decoro. Poi se un'amministrazione non è stata in grado di punire chi si comportava in una determinata maniera, lasciandolo sempre in strada, quello è un problema annoso che noi oggi vogliamo risolvere più di ieri. Però non si può pensare che noi oggi vogliamo cavalcare l'onda di una tragedia per avere i tavolini fuori, perché come diceva prima il vicepresidente Fabio Mina, non è la risoluzione dei nostri problemi. Se dobbiamo mettere una percentuale è il 25% di un campo di ossigeno che abbiamo, perché ne abbiamo tantissimi altri di problemi. Poi se ho ancora qualche minuto posso presentare quelle regole e norme che io già le ho mandato, oppure insomma le può fare girare lei tra i consiglieri, mi dica lei quello che vuole che faccio. Prego, prego, può procedere all'esporle, sì. Allora, io le ho mandato un protocollo dove prima di tutto per noi è importante la distanza interpersonale, considerando sempre che, voglio dire, noi ci stiamo muovendo su dei protocolli ad ipotesi, cioè noi stiamo ipotizzando, poi va da sé che ci sarà chi meglio di noi ci potrà dare le giuste restrizioni oppure protocolli da seguire. Quindi il tavolo famiglia di cui diceva il presidente Pica va benissimo, però devo sottolineare che i clienti si dovranno da soli autocertificare, perché di certo non possiamo fare i vigili dei nostri clienti. Già è un momento duro, fare l'accoglienza è veramente qualcosa di molto importante, ma fare l'accoglienza e fare anche i vigili è una cosa che non si può fare. Quindi, come succede in tutte le banche, credo che tanti di voi, come i miei colleghi in questi giorni, le stanno frequentando, ci fanno compilare un modulo e finisce lì la questione, cioè nessuno ci misura la febbre all'entrata, nessuno ci dice se abbiamo avuto contatti con persone che hanno avuto il Covid, cioè un'autocertificazione, e probabilmente toccherà mettere in pista questa autocertificazione, dove da lì chi è nel tavolo, nel caso in cui entrasse il vigile, è il vigile stesso a monitorare quelle persone. Io più di quella privacy non è giusto che vada. Poi il tavolo vogliamo rispettare tutti, ci sarà un tavolo famiglia, un tavolo amici, perché ci sono persone che non sono sposate, ci sono persone che convivono insieme, quindi trovare insomma il rispetto per tutte quante le categorie. Un'altra idea di tavolo era il tavolo single, che non è di certo un luogo di incontri, ma è quel tavolo, come spesso capita, soprattutto in centro storico, a me dal lunedì al giovedì, di avere delle serate dove ci sono diversi clienti che entrano da soli. Oggi garantire ad ognuno il proprio spazio significa togliere per noi ulteriore spazio, quindi magari solo in quel caso io per esempio sarei propensa a creare tavoli dove con un divisorio quei stesse persone che non si conoscono si possono condividere il tavolo con questo parafiato che potrebbe essere messo, diciamo, tra di loro per tutelarli. Un altro aspetto da non dimenticare, non è il caso del mio locale, ma ne abbiamo tantissimi, soprattutto di imprenditori che hanno fatto il loro business call sui tavoli sociali. Ne abbiamo parlato tanto, ne hanno scritto tanto, ci hanno fatto tesi universitarie. Che fine faranno quei tavoli sociali? Allora, quei tavoli sociali probabilmente vanno garantiti, per cui proprio lì dobbiamo avere quella sicurezza di cui parlavamo tutti quanti prima, di un protocollo chiaro che ci dica 1 metro di distanza, 1,5 metri di distanza. Poi sarà all'imprenditore stesso decidere se quel tavolo sociale mantenerlo, se gli converrà mantenerlo, perché comunque pensiamo a un tavolo circolare di 2 metri, è un perimetro di 6,30 metri, quindi ti ruba veramente molto spazio, però questo qui deve essere lasciato un po' all'imprenditore di quello che deve fare. La distanza ragionevole tra tavoli, ma io penso che 1 metro vada più che bene, perché tra tavolo e tavolo non ci sono degli scambi, la maggior parte delle volte sono schiena a schiena. Se sono schiena a schiena, che motivo c'è, se il problema sono le particelle del fiato, di metterli a 2 metri di distanza schiena a schiena? Cioè, mi sembra veramente che qui
bisogna richiamare quel buon senso che sta mancando quotidianamente. Poi le entrate, diciamo, come il cliente si può allormare nella sala. Allora, il cliente al suo arrivo deve fare tutta una serie di cose. Io là lo andrei a sintetizzare in un piano chiamato piano sicurezza Covid. Lo stiamo vedendo in questi giorni nelle altre realtà che hanno riaperto. Hanno quasi tutte una colonnina, dove in questa colonnina poi viene messo il disinfettante, chi vuole i guanti, chi vuole dei fazzolettini, ho visto anche, quello deve essere proprio di pari passo unito al nostro sistema chiamato HACCP, che tutti quanti prima hanno nominato. Noi da questo sistema dobbiamo mettere un appendice che si chiamerà per tutto il tempo di durata, magari poi ci servirà per altri, per non vivere nuovamente questi apocalissi, chiamato piano sicurezza Covid-19, e da lì muoversi. Il cliente però ovviamente dovrà garantito alla sua uscita per noi l'igienizzante delle mani e i guanti, perché magari non tutti pensano di uscire con dei guanti. A quel punto confermo che il personale di sala dovrà assolutamente indossare guanti e mascherina, e soprattutto un aiuto importante sarebbe da parte delle istituzioni, quelle tutte, ma proprio per un senso di educazione al cliente, l'obbligo delle fasce orarie, perché dicevo prima, noi vendiamo emozioni. Come facciamo a dire a un cliente che viene alle ore 7:30 che alle 9 si deve alzare perché c'è l'altro turno? Molto spesso per noi, durante Natali, le Pasque, possiamo giustificarlo questo, ma in un altro momento è difficile dire al cliente alzati e vai. Questo magari mettendolo nel piano emergenziale a noi ci aiuterebbe per toglierci, diciamo, da quell'impasse di comunicazione che potrebbe anche essere sgarbata. Poi favorire l'uso del dispositivo dei cordless, questo mi sembra il minimo, perché un'altra pratica, questa è tipica italiana, per cui noi andremo incontro oggi al cliente solo italiano, è quella di assembrarsi davanti alle casse o alla cassa, insomma, a seconda dello spazio. Questa purtroppo è una pratica che posso dire al 90% non piace a nessuno di noi ristoratori ed è veramente fastidiosa. A quel punto, obbligando da parte dell'amministrazione il cliente ad aspettare il conto a tavola, questo ci aiuterebbe e sicuramente eviterebbe tutte le varie elucubrazioni, entra, esci, vai. Ricordiamoci che tanti dei nostri locali in centro storico sono in deroga, cioè noi non possiamo accettare oggi che queste aziende storiche possano morire per tutta una serie di cose che invece ti possono mettere in campo ben normate prima. Poi l'altra questione assembramento sono i bagni, per esempio. Anche lì magari, come c'è l'obbligo, no, di inserire il divieto di fumo, magari accanto al divieto di fumo in sala, in un modo carino, potremmo mettere nei nostri tavoli divieto di assembrarsi nel file dei bagni, perché poi lì io mi immagino, io ho un locale, diciamo, medio grande, però poi alla fine se mi si fa la fila dei bagni, veramente lì l'esperienza, cioè muore tutto, muore. Quindi noi delle indicazioni dovremmo, un decalogo, diciamo, dovremmo darlo. E soprattutto, e vado a chiudere, c'è un altro fatto. Noi oggi non possiamo più sentirci figli di un Dio minore, nel senso che oggi si sta parlando tanto dei bar, ristoranti, pub, enoteche, anzi pochissimo delle enoteche purtroppo, vedo, perché comunque tante enoteche fanno anche somministrazione, ma qui dobbiamo capire una cosa, che noi ci dobbiamo rapportare come saranno anche le altre attività, gli altri luoghi, cioè non possiamo pensare che noi saremmo diversi da come uno va a prendere i mezzi pubblici o come piuttosto si rapporta dentro un negozio di abbigliamento. Quindi il più possibile dovremmo essere tutti uniformati nel buon senso che viene richiamato oggi a tutti quanti gli italiani. Per cui in ultimo questo è fondamentale per tutti i ruoli dei protagonisti, quindi il cameriere e il personale di sala obbligato ad avere guanti, assolutamente, ma la distanza garantita di un metro dal cliente
Io sono alta, quindi io riesco con il braccio ad arrivare a 1,10 m dal cliente, ma ci sono persone che sono in media alte 1,60 m, 1,70 m. Come si può pensare di dire di stare a distanza dal cliente a 1 m? Ecco perché l'uso obbligato di mascherine e guanti, però per l'operatore non l'obbligo di mantenere 1 m di distanza. Cioè, a noi il servizio deve essere permesso, poi sarà noi il buon senso di tenere la giusta distanza per parlare con il cliente. In ultimo, proprio, scusate, chiudo veramente, il personale di cucina capita spesso che si reca in sala. Allora, il personale di cucina, purtroppo oggi lì c'è una normativa che è veramente aberrante per loro, perché vengono considerati operai, fanno dei lavori pazzeschi perché sono lavori di lunga produzione. Oggi fanno 12 gradi, tra neanche 20 giorni avremo davanti 22-23 gradi, caldo percepito in cucina 35 gradi. Queste persone non possiamo farle lavorare con la mascherina. Con i guanti già li indossano per alcune preparazioni, ma vi posso garantire che anche i guanti nell'utilizzo di pentole e padelle è assolutamente stressante per i nostri operatori, per cui all'interno delle cucine io per me è negativo, non si può dare questo obbligo, però si può obbligare invece in ogni postazione ad avere dei dispenser e dei gel. Grazie, grazie Presidente, grazie, scusate se mi sono allungata, però purtroppo le cose da dire sono tante. Grazie. Grazie a lei, penso che insomma tutto ciò che è stato detto da tutti gli intervenuti sia elemento utile per i commissari per valutare quanto questa commissione e l'Assemblea Capitolina potranno fare per Roma Capitale e nell'interlocuzione con la Regione e il Governo affinché vengano poi disciplinate nel dettaglio, ma non nel massimo dettaglio, quelle norme basilari che tutti noi dovremmo tenere come cittadini nella fruizione delle attività produttive. E io ho prenotato il consigliere Bordoni e poi credo la consigliera Guerrini, quindi prego consigliere Bordoni. Grazie Presidente, un saluto a tutti i colleghi e a tutti gli ospiti. Siamo in una situazione, dalle parole che abbiamo ascoltato, drammatica, molto, molto delicata. Anche io in queste ore, in questi giorni ho ascoltato, ho sentito molti commercianti, molti imprenditori, la situazione è veramente difficile. Si parla di questo 4 maggio come una possibile data per far ripartire un po' tutte le attività. Io credo che Roma Capitale debba fare la sua parte. Intanto spero che arrivi il prima possibile la delibera sulla COSAP in aula per bloccare definitivamente questa tassa per quanto riguarda il 2020. Lo abbiamo detto in consiglio, lo ha detto la Giunta attraverso una memoria, credo che sia assolutamente fondamentale. Credo anche che bisogna attivare il prima possibile tutte le istruttorie in corso anche per l'occupazione del suolo pubblico, cioè oggi con il clima che abbiamo a Roma avere la possibilità di usufruire di zone esterne credo che possa essere assolutamente utile sia per gli avventori che per gli operatori, quindi anche questa è un'ipotesi che dobbiamo mettere in campo. Eventualmente se serve anche attraverso delle deroghe, ma insomma credo che sia un aspetto concreto. Io pure sono favorevole per il tema dell'asporto che può essere sicuramente utile, però bisogna fare di più. Io credo che Roma debba, io questa è una proposta che ho fatto, rimodulare il suo bilancio 2020 e allocare per tutto il settore del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi almeno 200 milioni. 200 milioni per il bilancio di quest'anno non sono neanche il 3,5% del bilancio capitolino. Questa, Presidente, io già l'ho accennato anche alla sindaca, all'assessore Cafarotti, credo che possa essere una risposta concreta, come quella anche di tenere la ZTL aperta. Io credo che possano essere questi, anche perché molte attività del centro lavoravano con non solo con gli uffici, ma soprattutto con i turisti,
e qui il turismo, soprattutto straniero, credo che rimarrà fermo ancora per diversi mesi. Quindi la situazione non si risolve con una possibile riapertura del 4 maggio, ma soprattutto Roma, che ha milioni e milioni di turisti, insomma, in questi mesi dovremmo trovare comunque delle proposte. Questa di modificare il bilancio 2020 può essere sicuramente utile, anche la regione deve fare la sua parte, anche su questo credo che poi ci potremmo confrontare anche con la commissione capitolina regionale. Grazie. Grazie consigliere Bordoni, nel ribadire insomma che le richieste delle associazioni penso che riscontrino la maggior parte del consenso da parte dei consiglieri, se non unanime siamo lì, insomma, poi lo valuteremo al momento in cui produrremo la modifica della normativa necessaria sia a cancellare la COSAP che poi a concedere le occupazioni di suolo pubblico in deroga a quanto previsto dal regolamento attuale. Quindi stiamo lavorando alla delibera, la porteremo presto in commissione perché i tempi sono veramente importanti, quindi penso che su questo non dico che c'è l'unanimità, ma io lo spero che ci sia, insomma, da parte di tutti i consiglieri. Adesso passo la parola alla consigliera Guerrini. Grazie Presidente. Naturalmente ho ascoltato anch'io, come voi, gli interventi dei rappresentanti della categoria. Ovvio che siamo tutti coinvolti in questa loro situazione così, così critica. Quello che mi sento di dire e di aggiungere a quello che già ha detto lei, Presidente, quello che anche chi mi ha preceduto ha ribadito, è la volontà che la Commissione si faccia da tramite presso gli organi istituzionali sovraordinati per far arrivare quelle voci che sono sicuramente portatrici delle esigenze reali che magari possono sfuggire perché ora la crisi invade tutto il mondo produttivo italiano e quindi è bene avere dei fari puntati sulle singole realtà e questo sicuramente è un dovere che la Commissione sente di poter svolgere e sicuramente si sta impegnando a farlo. Volevo soltanto sottolineare una cosa che però mi preme molto, e cioè vorrei invitare a non sentire come delle prescrizioni in qualche modo punitive le prescrizioni sanitarie che vengono date. Perché è chiaro, lo sappiamo tutti, che non è bello andare in un locale, o almeno non ce lo immaginiamo perché non ci è mai capitato di dover andare in un locale dovendo poi servirci dei guanti di gomma o delle mascherine. Insomma, ricordiamocelo, noi vedevamo qualche orientale in giro per Roma con questa mascherina e ci sembrava un matto, no? Ecco, siamo noi a dover cambiare mentalità. Naturalmente questo si paga in termini di tempo e ovviamente questo tempo significa una remissione di denaro per chi poi lavora anche sulla circolazione per la strada delle persone. Impareremo tutti quanti a goderci un'uscita fuori con mascherina e guanti. Lo stesso. Non si può chiedere al cuoco, non si può chiedere al cameriere di comportarsi come un infermiere. Forse se si capisce o se quel lavoratore capisce che quegli strumenti sono strumenti prima di tutto a sua difesa, ecco, magari cambiamo mentalità. E guardate, io non ve lo dico per teoria, perché sono stata testimone, visto che ho un mercato ortofrutticolo, come ben sa il presidente della commissione, sotto casa mia, e quindi ho visto come persone che per tutta la loro vita e da generazioni non fanno altro che stare al banco e vendere frutta, verdura o salami, si siano nel giro di pochissimo tempo non solo abituati a questo sistema,
immediatamente capendo che era a difesa loro e dei loro familiari, perché mettersi a contatto con persone che possono essere infettive senza che nessuno lo sappia, il soggetto stesso oggi può non sapere di essere un portatore sano di infezione, vuol dire difendere se stessi e la propria famiglia. Queste persone sono poi responsabili loro in prima persona. Questo è un discorso che è venuto fuori molto correttamente da quello che è stato detto da qualcuno dei rappresentanti della categoria. Sono loro stessi responsabili di fronte alle forze dell'ordine del rispetto delle norme. Quali saranno queste norme da rispettare? Certo, non possiamo essere noi a dirlo. Possiamo immaginarlo, ma saranno i medici, gli studiosi, che poi riferiranno a quel comitato tecnico che è in contatto con i nostri governanti, quali poi dirameranno in base a quelle indicazioni, dirameranno le prescrizioni. Quello che noi possiamo dire, credo, come commissione, è che noi saremo bene attenti a fare da tramite. Come proprio ha illustrato il presidente, ha tenuto a ribadire il presidente, da tramite, da portavoce e per riferire, riportare, perché queste cose siano correttamente attuate nel modo più celere possibile. Faccio parte di quella categoria di cittadini, ora parlo come cittadina, che si sente grandemente penalizzata dalla movida, quella deteriore, e naturalmente qui i locali hanno una parte, una responsabilità grande, ma guardate che l'apertura dello ZTL vede per esempio i residenti incredibilmente vede molto favorevoli per tutta una serie di motivi. Quindi lo ZTL riaperto non va contro la volontà dei residenti, ma va contro una certa idea di città sostenibile che doveva vedere un minor apporto privata. Per mobilità privata intendo ovviamente uso di automezzi privati. Quindi, come vedete, i problemi che si intrecciano sono molti. Noi dovremo comunque fare i conti, non con una realtà che immaginiamo possa essere, e anche questo è stato ben specificato, un ritorno a quello che eravamo prima. Noi sappiamo che questa crisi sta toccando tutti e che quindi molti meno saranno le persone che potranno usufruire dei locali aperti, non soltanto i turisti ma anche i romani stessi. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, questa non è una guerra che vedrà vincitori e vinti. Qui o la vinciamo tutti insieme o la perdiamo tutti insieme. Quindi teniamoci stretti, andiamo avanti e la commissione, il presidente la guida in maniera talmente condivisa e con tanta determinazione che sicuramente non farà mancare l'apporto di tutti. Grazie. Grazie a lei, consigliera Guerrini. Io non vedo altri interventi, prenotazioni di consiglieri. Non so se il dipartimento voleva intervenire. Posso aggiungere qualcosa? Prego, consigliera Penna, prego. No, volevo semplicemente dire che ho trovato gli interventi in realtà tutti ovviamente condivisibili. L'analisi anche fatta adesso alla fine dalla ristoratrice Pepi Roberta mi sembra anche nel senso comprensibile, nel senso che giustamente l'ha detto ai lavori ti porta davanti una serie di problematiche. Le considerazioni adesso, anche Cerroni, ovviamente Sbraga, insomma tutte cose, ripeto, condivisibili, e il presidente della Commissione Commercio diciamo che le sta già ascoltando da diverso tempo e sta cercando insomma di come tutti noi fare la nostra parte. Però insomma le considerazioni che faceva anche adesso la consigliera Gemma Guerrini ovviamente ci portano a pensare che un conto è l'affrontare quello che è un momento di
ovviamente di estrema non difficoltà, ma di dramma per tutti noi, e quindi dover aiutare questa fase. Un conto è poi il processo del secondo e terzo momento, in cui le istituzioni giustamente devono accompagnare il cambiamento per una strategia, però, che uno deve avere davanti, cioè dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare. Perché, come diceva la consigliera prima, il cambiamento c'è ed è obbligatorio, ma c'era già prima del coronavirus, semplicemente il coronavirus l'ha accelerato. E in tutto questo dobbiamo anche cambiare le abitudini, sia proprio di rispetto civico reciproco, sia di solidarietà, e sia, come dice, è stato già detto, siamo tutti nella stessa barca. Ora, parlavo di visione e di strategia, perché certamente io poi sono da presidente della commissione turismo, so bene che altro di qualche mese, cioè prima di un anno e forse anche di più, sarà difficile ritrovarci in una modalità di turisti stranieri, però possiamo sicuramente e dobbiamo spingere quello che è il turismo di prossimità, e per fortuna, tra l'altro, Roma è una città che ha 15 municipi che sono 15 città, e quindi bisognerà nel cambiare modalità, ma vivere, come si è anche detto, molto gli spazi il più possibile, e in questo le istituzioni devono dare una mano. Ora, nel periodo estivo è facile comunque usare gli spazi esterni, però insomma bisognerà mettere in campo anche qualcos'altro per quello che poi sarà l'inverno. Dopodiché è indubbio che non è che si può, cioè tutti dobbiamo essere responsabili, quindi è naturale che lo stesso gestore, se troverà qualcosa di sbagliato nei suoi clienti, lo potrà far notare. Però è pur vero che non è che uno si può sostituire né al medico e neanche al poliziotto, cioè nel senso che devono essere ben chiare anche le responsabilità personali di ognuno di noi, perché se dobbiamo, come dire, ben capire questo, e il senso civico che deve venire fuori è anche questo, no? Cioè questa educazione verso gli altri e in primis verso se stessi. Non è una scommessa facile, ma in realtà non solo ce la possiamo fare, ma ce la dobbiamo fare. Ripeto, ci sono tante cose che possono essere messe in campo, però c'è questa prima fase che è di supporto effettivo, perché come dicevano prima, non so, il convention bureau, le fiere, i convegni, sono tutte cose saltate e chissà quando si potranno fare. Fatto salvo che, cominciando ad avere una magari normalità di quello che oggi è anormale, probabilmente anche determinate altre cose in realtà si potranno fare, perché secondo me, facendo quei passi che ci servono, nel senso, si aprono le attività e mano a mano si aggiusta anche il tiro, perché io penso che non ci sarà qualcosa che in assoluto funzionerà, ma bisognerà volta per volta magari modificare, cambiare e aggiustare. Magari diventeranno normali certi modi di fare che ci permetteranno, chissà, anche di fare convegni o di fare altre cose. Certo, i viaggi all'estero né per noi né per la ricezione per ora ovviamente ci vorrà parecchio tempo. Però cioè, ci sono tante cose che possono essere messe in fila. Di sicuro le istituzioni devono accompagnare il cambiamento insieme ovviamente a tutti gli operatori. Da soli non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie consigliera Penna. E c'era brevemente Mina, voleva intervenire in risposta all'intervento della consigliera Guerrini, e poi anche un giornalista voleva fare un intervento. Prego Mina. Sì, Presidente, mi sentite? Sì. Sì, grazie. Ecco, no, io volevo soltanto, grazie di questa opportunità, ma veramente rubo veramente pochissimi secondi, volevo un attimino replicare all'intervento della consigliera Guerrini in merito alla responsabilità e comunque sia alla posizione che dovranno assumere, che hanno assunto finora le aziende che noi rappresentiamo. Io credo che in una fase del genere, in una fase emergenziale, in una fase di disastro economico e sociale come questo,
un richiamo fatto da lei alla Movida credo che sia del tutto inopportuno e poco pertinente a quella che è l'emergenza oggi che noi stiamo vivendo. Le rammento che noi rappresentiamo tutte aziende sane e serie che hanno fatto comunque come loro dogma quello del rispetto delle regole, quindi figuriamoci se noi non abbiamo intenzione di rispettare le regole oggi più di ieri, di chiedere quello che comunque sia è lecito e di poter valutare e mettere in campo tutte le nostre forze necessarie, non soltanto economiche, ma forze nostre individuali. Un atto di responsabilità non l'abbiamo fatto, quindi noi non stiamo dicendo che non vogliamo sottostare ai dettami del governo in termini anche di distanziamento sociale, tutt'altro, ma io credo che richiamare oggi in questa sede la Movida e tutto quello che è stato finora e alimentare chiaramente sempre questa contrapposizione che c'è tra residenti e commercianti, credo che sia totalmente inopportuno. Volevo dire soltanto questo, grazie. E, va bene, e adesso naturalmente diritto replica alla consigliera Guerrini, faccio anche io un breve preambolo, nel senso che la consigliera Guerrini, e come anche noi, tutta la commissione, siamo rappresentanti di tutti i cittadini. Quando si parla di Movida non si sta parlando della, diciamo, della corretta esecuzione dell'attività da parte dei commercianti, ma dell'abuso evidentemente che poi viene in qualche modo represso e che è previsto anche dai regolamenti. Quindi io penso che entrambi stiate rappresentando cose importanti e quindi le associazioni buone, gli operatori buoni della categoria. La consigliera Guerrini voleva intervenire. Sì, sì, grazie. Naturalmente già il Presidente ha anticipato la metà del mio, della mia replica. C'è la registrazione di questi nostri interventi, quindi si può tranquillamente risentire quello che io ho detto e andava esattamente nella direzione opposta di quella che mi si imputa. Perché ho invece detto che in questo caso non solo non si rinfocola quello che è nei fatti in molti casi una contrapposizione fra residenti e esercenti di locali che evidentemente non rispettano le regole e quindi è evidente che non si imputava a nessuno dei presenti questo, ma d'altra parte non si può negare l'esistenza di un fenomeno che è diffuso non in tutta Roma ma in tutta Europa, quindi stiamo parlando di qualcosa di ben conosciuto. Il mio riferimento alla Movida era semplicemente per dire, qui lo ripeto, perché viene sempre fuori quando si parla di ZTL, come se fossero i residenti a pretendere lo ZTL per stare più tranquilli, e questo tranquilli lo metto fra virgolette. Il mio intervento andava a sottolineare in questo caso proprio l'obiettivo comune che si aveva, nel senso che se i gestori dei locali che voi rappresentate stanno chiedendo l'abolizione dello ZTL, evidentemente laddove si può, insomma adesso non entriamo nei particolari che nessuno di noi conosce, comunque insomma voi avrete delle esempi ben precisi, altrimenti non ne avreste parlato, quindi in quei casi e laddove voi ritenete necessario l'abolizione dello ZTL, stavo dicendo che non trovereste neanche l'opposizione da parte dei residenti, che nella maggior parte dei casi si sono resi conto che lo ZTL non va a vantaggio neanche della tranquillità, chiamiamola così, delle ore in cui invece la tranquillità sarebbe doverosa. Quindi stiamo dicendo sostanzialmente la stessa cosa, anche perché in un momento come questo rinfocolare le contrapposizioni è quanto di più stupido ci possa essere, e io mi picco di non essere stupida. Grazie. Grazie consigliera Guerrini, è chiarito insomma il fraintendimento, sicuramente sia le associazioni di categoria che i consiglieri sono per il corretto esercizio della professione e il corretto equilibrio tra attività produttive e esigenze degli altri cittadini. E c'era una domanda da parte di una giornalista, Maria Gizia Fiaschetti, se vuole intervenire. Sì, eccomi, mi sentite? Sì, prego.
Sì, buonasera, allora grazie della possibilità di intervenire. Io volevo chiedere questo, intanto che sintesi verrà fatta della discussione odierna, degli argomenti che sono stati portati dai rappresentanti delle attività produttive, perché mi risulta che soprattutto da parte della regione, del vicepresidente Leodori, ci sia un po' il pressing sul comune per chiudere al più presto entro domani e avere in qualche modo una griglia di riferimento da poter poi sottoporre anche al governo per arrivare il più possibile preparati alla graduale riapertura del 4 maggio. E un'altra domanda che è collegata a questa, perché è sicuramente un grande tema dal momento che non è che tutto magicamente ripartirà e anche il trasporto pubblico sicuramente viaggerà a scartamento ridotto rispetto a quello a cui siamo abituati, che cosa si sta pensando sul fronte della rimodulazione degli orari di apertura? E qui ovviamente non parlo soltanto dei pubblici esercizi, bensì delle attività commerciali in senso più lato. Quindi se magari il presidente Goia ci può dare qualche informazione a riguardo. Grazie. Grazie Maria Egizia. Allora, devo dire che sicuramente c'è un lavoro a più livelli. Questo lavoro a più livelli, quando giustamente lei dice la regione si aspetta dal comune o dai comuni italiani, con lo Stato, con l'Ovia, con ANCI, poi scopriamo che c'è un ANCI Lazio, un ANCI nazionale, insomma, molto spesso questi incontri non sono del tutto coordinati, per cui magari oggi noi attendevamo anche l'assessore Cafarotti, che probabilmente per precedenti impegni che mi ha fatto sapere non può essere presente, che nel frattempo sta dialogando anche con l'assessore di riferimento regionale e con gli altri comuni italiani per implementare delle sue idee e delle idee che questa commissione gli rappresenterà. Quindi diciamo è la difficoltà in un momento così complesso è anche lavorare in una maniera organizzata per non perdere i contributi. Cosa farà la commissione? La commissione scriverà una nota all'assessore Cafarotti, all'assessore regionale e naturalmente anche alla presidenza della commissione regionale e al governo, dove rappresenteremo una sintesi di quanto rappresentato appunto da tutte le associazioni di categoria per essere diciamo un elemento di aiuto alla preparazione della fase 2 e o della fase 3, perché secondo me ci saranno più fasi di esecuzione e di riapertura verso il rilancio dell'attività produttiva. Quindi noi faremo la nostra parte, sicuramente non esiste, perché non esiste a livello normativo, un processo coordinato che in queste situazioni permetta un dialogo strutturato, organizzato e programmato tra tutte le istituzioni coinvolte. E non so se c'erano altri consiglieri che volevano intervenire, forse una domanda del consigliere Simonelli. Sì, sì, grazie Presidente. Prego. Se mi sentite posso, nulla, solo una richiesta operativa, perché se non mi sono segnato male nei miei appunti, un rappresentante della Confcommercio, Sbraga Luciano, parlava di un protocollo sicurezza che loro avrebbero elaborato, no? Che si articola su tre direttrici: la tutela dei lavoratori e dello stesso titolare, l'attenzione a tutte le procedure di igiene e disinfezione e poi in ultimo i rapporti con i clienti intendendo modalità di distanziamento. E il signore diceva che questo protocollo che loro hanno elaborato poteva anche essere messo a disposizione della commissione, quindi chiedevo se è possibile acquisirlo, perché potrebbe essere decisamente interessante valutarlo, perché riportava poi delle autoregolazioni dei comportamenti con protocolli calati per ogni caso specifico, quindi penso che ai fini di questa nota conclusiva che la commissione intende poi elaborare, questo materiale potrebbe essere di interesse, come d'altra parte tutti gli altri suggerimenti che hanno dato tutte le altre persone intervenute. Questa richiesta qua volevo fare formalmente alla commissione. Sì, grazie consigliere Simonelli, la sua richiesta è benvenuta e io come presidente mi faccio partecipe, insomma, di ricevere tutta la documentazione utile da parte di tutti gli intervenuti per poter poi fare quella sintesi che ho rappresentato poco fa. Io ho già ricevuto
un contributo da parte di Confesercenti, un contributo da parte dell'Associazione Roma Più Bella, un contributo anche da parte di Corcos, Botteghe Romane, e quindi lo chiedo anche alla FIPE Confcommercio, gli chiedo la cortesia di trasmettere la documentazione magari entro stasera, in maniera tale che già da domani riusciamo a preparare le note necessarie verso tutti gli attori coinvolti. Certamente, Presidente. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei la commissione alle ore 16:15 con l'appello da parte di Marica. Sì, procedo, grazie. Scusi, signor Presidente, posso farle una domanda? Un attimo, lo Marica. Sì, prego. Mi scusi Presidente se le rubo due secondi, sì. Siccome in apertura del suo intervento credo di aver avuto dei problemi di audio, sì. Se non erro lei accennava delle tempistiche di presentazione di delibera in aula, mi potrebbe ripetere quel passaggio gentilmente? Allora, io non ho fornito dei tempi, ho detto che va fatto in maniera urgente sicuramente, che noi stiamo facendo tutto il possibile per arrivare a una bozza da discutere poi in commissione. Perfetto, non la ringrazio perché avevo avuto proprio un buco di audio, quindi non l'avevo proprio ascoltata. Sì. No, e sarà necessario modificare anche la legge, quindi io sto interloquendo con i nostri parlamentari affinché poi si riesca a prevedere o una deroga o una modifica della legge 241 del 90. La ringrazio, Presidente, gentilissimo. Grazie a lei. Allora, la parola a Marica per l'appello. Grazie, allora procedo. Ardo. Ardo. Eccomi, Ardo presente, scusate il microfono si chiama. No, prego. Bordoni. Bordoni presente. Vabbè, Coia, ok. Coia è presente. Guerrini. Presente, grazie. Grazie a lei. Baglio, no, è uscita. Penna. Penna presente. Grazie. Grazie. Polite è uscito. Seccia altrettanto. Simonelli. Simonelli presente, eccomi. Grazie. Si sente. La Ficcardi. Credo sia uscita, se non ricordo. Perché non ho avuto comunicazione in merito all'uscita. Vediamo nella chat se ha scritto. A me risulta intorno alle 15:45 che ha lasciato la seduta. Sì, probabilmente lei non può scrivere in chat perché non è membro. Ah, perfetto. Sì, sì, mi ha scritto alle 15:45 esatte, devo lasciare la commissione. Perfetto, grazie. Allora ho preso nota. Allora, avevo preso e la nota. Tempesta. Giusto. Perfetto, quindi abbiamo finito. Va bene. Allora, ringrazio tutti, buona serata. Grazie Marica, grazie Giovanni. Grazie a tutti gli intervenuti e quindi aspetto i vostri contributi per poi preparare le note verso gli enti coinvolti. Grazie a tutti grazie e una buona serata. Grazie alla commissione. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Giovanni, ricorda di interrompere la registrazione.